Il Natale Più è iniziato con Piazza 20 Settembre piena di persone e dopo una serie di eventi, spettacoli, laboratori e concerti che hanno animato il centro città per tutto il periodo delle feste, è terminato nella stessa maniera con una piazza ancora più piena. In migliaia hanno invaso il centro storico nel pomeriggio di ieri per festeggiare insieme l'arrivo della Befana. La Befana i doni dà per i buoni e per i cattivi. Ma il carbone nella calza metterà? Chi lo sa? L'alba si avvicina e in fretta in furia tra i camini con la scopa e via che va. A poco nel nulla svanirà. Ma prima la vecchina sai che fa? Manda un bacio alla sua città. Una giornata divertente iniziata in piazza con i mercatini nelle casette in legno e con le appese, un duo acrobatico che si è esibito in uno spettacolo mozzafiato a svariati metri di altezza. L'atmosfera è stata resa ancora più bella e gioiosa con i laboratori dedicati ai bambini grazie al Ludobus del paese dei Balocchi. Poi la magia di Frozen è scesa in piazza. Elsa, Anna, il magico pupazzo di neve e la simpaticissima Renna si sono esibiti in un mix incantato tra giocoleria, magia e tanto altro. Alle 18 il momento più atteso, dopo lo sketch del Mago del Natale interpretato da Marco Florio, è apparsa la Befana che ha dato il via all'assalto alle 1200 calze che sono state distribuite a tutti i bambini presenti. È bello avere una chiusura degna di un Natale che è in crescita, rispecchia le aspettative. Abbiamo lavorato tanto per anche progetti interessanti come Magic Sand, per far crescere anche tante altre attività, i progetti di comunicazione insieme al Natale che non ti aspetti provinciale, che hanno funzionato, hanno portato tanta gente in città. Quindi una manifestazione che sta veramente crescendo. Noi di questo, visto il lavoro che è stato fatto dai tanti volontari, che ringrazio veramente tanto perché fanno un lavoro enorme, e sono le persone che sono in questo momento nel mio cuore, un Natale veramente fantastico.